ragazzuoli, se sentite un tono metallico nella mia voce, non mi sono ingoiato un flight controller, ma sono raffreddato marcio. Quanto mi piace questo posto proprio, non c'è nessuno, si sta una favola. Chi mi segue da tanto tempo sa già che mi trovo nello spot dove tutto è iniziato. Io ho imparato a volare qui, ragazzi. Non ci stanno buchi, non ci stanno super alberi, però io mi ci sono affezionato perché comunque è desolato, non c'è mai nessuno. Sono sempre immerso nella tranquillità. In questo periodo volare per me è difficilissimo perché sono super incasinato con il lavoro. E in più, quelle poche giornate in cui sono libero, l'FPV God ci mette del suo, scatena piogge, bufere, temporali, e non si riesce mai a godersi una bella giornata FPV. Oggi me ne sono fregato perché è una giornata stupenda, la temperatura è abbastanza mite e voglio provare un quad che ho appena costruito, il Team Black Sheep Source One. È un frame super accessibile, costa pochissimo e quindi mi ha sempre incuriosito e voglio vedere un po' come si comporta. Eccolo qua, fresco fresco, profuma di nuovo, il venticello non manca mai, no? Che ci delizia. Adesso ve lo faccio vedere, vi parlo un po' dei pezzi che ho scelto e lo andiamo a testare. Questo frame costa pochissimo, sono veramente curioso di vedere come va. L'ho appena costruito, motori IMAX bianchi, molto sexy, da 2400 kW. Questi motori mi hanno sempre accompagnato all'interno del bando e difficilmente mi hanno tradito, sono molto 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 resistenti. Sui motori ho montato delle eliche HQ Prop 4.3 V1S, che sono tra le mie eliche preferite. Le secondo sono le Team Motor T5143, che sono pure quelle fantastiche, direi quasi imbattibili. C'è uno stacco olibro composto da una Cacute F4 e da l'ESC 4-in-1 Tecco da 35 A. Quindi build abbastanza pulita, con le fascette ho assicurato, qui abbiamo il top del top, tutto quanto Team Black Sheep, una ricevente Crossfire e la TBS Unify V3 da 5V, pure quella molto piccola, le ho infilate tutte e due qua dentro. Qua sopra con le fascette ho assicurato la mia antenna video, che è una Menas Stabi, il top del top. I miei occhi sono rappresentati da una Foxeer Predator V2, eccola qua. Per ora, data la mia pigrizia, ho messo un supporto per la mia GoPro Session 5 preso da Banggood, abbastanza scrauso, vediamo come si comporta, che ho assicurato con queste bruttissime fascette che vedete. Sul braccetto ho installato un Immortal T. Sono riuscito a farci solamente 5 minuti di tuning. Venite a farvi un giro con me, dai. Mettiamo una Fanfly che ho caricato 2 settimane fa. Fanfly, non mi abbandonare. Il mezzo non è esploso. Sì, vedo tutto. Ho messo la telecamera un po' bassa, 25 gradi. Accendiamo la GoPro. Ok. Vediamo se la radio si connette. Welcome to OpenTX. Throttle warning. Direi di sì. Lucettina verde che ci piace tanto. Batteria a supporto, ormai non volo mai senza, ragazzi. Dopo che ci ho preso un paio di fail safe. No. Ah, i bellissimi colori della Predator V2. Pronti? Prendiamo confidenza con il throttle. Ripeto, sono 2 settimane che non volo. Ok, facciamoci un bel cruising. Non ho il filtro ND, quindi sono yellow free. Vediamo se soffro di vibrazioni yellosi. Un bel cruising. Ok, adesso prendiamo un po' di confidenza con il throttle. Ok,
ripeto, prendiamo confidenza con questo trotto. Mi sembra che vola bene, ragazzi, già 5 minuti di tuning, Ok, mischiamo un po' il flow, prendiamo confidenza con il mezzo. Cavolo! Che corre, non male, non male, ragazzi, giochiamo un po' con questo velo. Allora, adesso vi faccio un tricchettino che non faccio da tanto tempo. Proviamolo un po'. Allora, ci si avvicina al filetto, comunque alla trave, quello che è, ci si rigira, power loop all'indietro e si passa così. Riproviamolo, questo non mi è piaciuto. Oh, riproviamolo, quindi giro io. Eccolo qua. Possiamo farlo meglio, riproviamo. Sto filo, ragazzi. Riproviamo il trick, Mi avvicino, mi giro. Bello, ci piace. Ragazzi, ricordo, sto testando DBS Source One, che lavora, che è una favola, però. Qui un po' in salita, un po' infame. Un altro trick che mi piace è questo. Mamma mia, ragazzi, da quant'è che non volavo. Ah, è meglio di una droga! Bello, bello, non male, C'è un altro po' di cruising, yellow, a me! Oh, low battery, ragazzi, mi sono lasciato prendere, non ho visto che abbiamo ammazzato questa fanfly. Torniamo tranquillamente alla base. Ok. Beh, che dire, ragazzi, cioè è un frame accessibile a tutti, cioè costa 30-35 euro, adesso nemmeno mi ricordo a memoria. Mi sembra che vola bene, Ok, ci ho fatto soltanto 5 minuti di tuning, ragazzi, quindi forse c'ha così a naso la I un po' bassina e aumenterei un po' l'antigravity così a naso, Ok, ragazzi, allora ho livellato un pochettino i PID, che tra l'altro vi lascio alla fine del video. Adesso lo spingiamo un pochettino, vediamo un po' come si comporta. Forza, DBS Source One, vedi di non deludermi, dammelo un bacino su. Ok, ne vuoi uno? Vabbè, li vediamo, ragazzi, vediamo. Forza! Thank you.
Spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, ragazzi. Non vedo l'ora che arriva il weekend, perché con i miei amici ce ne andiamo in un bel bando. Mettetevi un mi piace, mi raccomando, non costa niente, dai, con quel ditino. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, voglio dire, ma se vi piace l'FPV non vi iscrivete a un canale così? Forza! FPV forever, buchi buchi per tutti e dai!